Molto si può dire, ma non che David Richards non sappia fare il suo mestiere. Alla vigilia di un Acropoli decisivo per la sua faccia, per quella del Team Subaru, sconfitto nelle prime tre prove del campionato, e per il rinnovo degli accordi con la casa e gli sponsor, il buon David si era lasciato andare una candida dichiarazione. All'Acropoli vincerà Piero Liatti. Richards, che di strada ne ha fatta senza dubbio di più come team manager che come navigatore, lanciava candidamente un messaggio ai suoi avversari, ma soprattutto al suo Colin, comunicandogli in poche parole che dal dopo Indonesia in poi, in caso di un nuovo contrattempo, c'era già chi poteva prendere il suo posto. Il messaggio è stato chiaramente recepito dal campione del mondo, che ha corso all'Acropoli in un modo per lui del tutto inconsueto. Partito all'attacco, Colin McRae ha chiuso i conti con i suoi avversari già dopo tre prove, arrivando al primo parco assistenza, quello di Livadia, con 43 secondi su Mäkinen. Da lì in poi, per tre lunghi giorni, lo scozzese ha sempre controllato il vantaggio sul suo più diretto avversario, Tommy Mäkinen, lasciando spazio un po' a tutti, ma dando qua e là qualche stoccata per chiarire che il più forte era lui. Al rally dell'anno più convincente per Colin McRae e per la sua Subaru, ha fatto riscontro la prova meno brillante di Tommy Mäkinen e della Mitsubishi. Quasi mai superiori all'avversario e anche mai in grado di impensierirlo da vicino. Al via solo la Subaru si presenta con la formazione tipo McRae, Ericsson, Liatti. Due Le Ford per Sainz e per Thierry, che fa il suo rientro nel mondiale, mentre la Mitsubishi iscrive come piloti che possono prendere punti, oltre al solito Mäkinen, anche il tedesco Nittel e il belga Smets alla guida di due Lancer gruppo N. Tra i possibili outsider anche Loa, Radstrom, Pianezzola e Madeira, Toyota. E il corso Bernardini all'esordio sulla terra con la escort del team RAS GS. Tra quelli da seguire con interesse anche Angelo Medeghini, al via con la Subaru del team ART. L'Acropoli non ha più il suo classico percorso, ma i 455 km di prove speciali spaventano un po' tutti, fatta eccezione per Colin McRae, che decide invece di attaccare sin dal via. È il mattino di domenica 2 giugno quando i concorrenti affrontano la prima prova speciale, quella di Panaja, di 26 km. Il responso dei cronometri indica chiaramente che l'uomo da battere è lo scozzese della Subaru. Il campione del mondo chiude il crono con 30 secondi di vantaggio su Sainz, 35 secondi su Liatti, 36 secondi su Mäkinen e Radstrom. In casa Ford si accorgono quasi subito di avere un po' esagerato nei rinforzi alla Escort, ora un vero e proprio Panzer che non teme cedimenti come quelli del Safari, ma che pesa un centinaio di chili in più delle altre. In quelle condizioni lo spagnolo può fare ben poco, mentre meno brillante del consueto è l'avvio di Mäkinen, che riesce a cogliere un solo scratch nella prima tappa contro i 5 di Colin McRae, e il solo ottenuto da Sainz e Liatti appaiati con il miglior tempo nella prova numero 4.
Al traguardo di Kamena Burla, dopo 9 tratti cronometrati, la classifica vede al comando McRae con 59 secondi su Mäkinen. Terzo è Sainz a 1 minuto e 59 secondi. Quarto è Loa a 3 minuti e 42 secondi. Quinto è Liatti a 3 minuti e 58. Bianezzola, che ha avuto problemi danneggiando l'anteriore dopo un salto nel corso della terza prova, è settimo. Mentre Medeghini è nono a 7 minuti e 43 secondi. Per il bresciano scatta però l'esclusione dalla gara. Il pilota in difficoltà per la rottura del cambio era infatti stato sorpreso mentre si stava facendo spingere da un'altra vettura in un tratto d'assistenza vietata. Anche la seconda tappa si apre nel segno di Colin McRae. Sono 7 le prove speciali e lo scozzese vince la prima e la terza, lasciando la seconda, quella di Longizzi, allo scatenato Liatti, che rifila 8 secondi a Mäkinen e 10 secondi ad Eriksson. Al parco assistenza di Loutra e Patis, in casa Ford si cerca di spogliare un po' la escort di Sainz. Si decide di levare la seconda ruota di scorta, il serbatoio di riserva dell'acqua dell'impianto di raffreddamento dei freni, l'olio di ricambio. Il tutto porta a un dimagrimento di una quarantina di chili. Il risultato sembra subito confortante con Sainz che si aggiudica i 2 crono successivi. Gli ammortizzatori della Subaru di McRae e un parziale risveglio di Mäkinen che si aggiudica agli ultimi 3 tratti della giornata accorciano un po' la classifica, che al ritorno a Kamena Burla, al termine della seconda tappa, vede McRae al comando, seguito da Mäkinen a 44 secondi, Sainz a 1 minuto e 34 secondi, Eriksson a 2 minuti e 31 secondi, Liatti a 3.05. Bianezzola è settimo, nonostante abbia dovuto completare l'ultimo tratto cronometrato su 3 ruote a causa del deciappamento di un pneumatico. Ancora caldo torrido nella terza e conclusiva tappa da Kamena Burla ad Atene, con 6 prove speciali per un totale cronometrato di 153 km. Ad attendere i concorrenti prove difficili come quella di Zemeno, 25 km di pietraie e buche. Partire all'attacco è questa volta Mäkinen, il finlandese che dichiara l'assistenza di avere cali di motore, riesce comunque a vincere le prime 2 prove speciali e ad avvicinarsi a Colin McRae. Lo scozzese sembra controllare, ma il pilota della Mitsubishi è ora solamente a 30 secondi, mentre anche Sainz, terzo a 1 minuto e 40 secondi, non è poi così lontano.
L'ultima parte di gara presenta fra l'altro due prove senza assistenza intermedia, quella di Gravia e la temuta Zemeno. Gli uomini della Pirelli scelgono al meglio i pneumatici per McRae, che dopo aver perso solo 6 secondi da Mäkinen nel primo tratto, ne rende 14 al finlandese e 37 a Sainz, andati in crisi gomme nel secondo tratto cronometrato. Speciali sono quindi una formalità per Colin McRae, che nonostante un ultimo brivido con l'albero di trasmissione che stava cedendo, realizza il miglior tempo, portando il suo vantaggio su Mäkinen a 50 secondi finali. Sainz precipita a 3 minuti e 21 secondi, accontentandosi del terzo posto, mentre quarto chiude gli atti a 4 minuti e 50 secondi, che fa meglio di quasi 3 minuti del suo compagno di squadra Ericsson, al quale ha ormai portato via a tutti gli effetti il ruolo di seconda guida in casa Subaru.